va? Ma veramente non va molto bene, perché il nostro paese sta attraversando una crisi economica finanziaria. Pure, ok, allora mettiamo così. Una crisi economica finanziaria che non si ricorda a mente nuovo. Ma credo che comunque lo stiamo superando, vanno già via. No, vabbè, credo che lo stiamo superando. Ma ditemi un po'. Cosa vuoi? Vuol sapere in che modo lo stiamo superando? Sì. Abbiamo chiesto un prestito a una nazione favolosa in piena ascesa. E quale? All'Italia! Perfetto. Ma ditemi un po', cosa vuole da me di più importante la dorata patria? Sua eccellenza, il barone Zeta, mi pare parlò di un affare diplomatico per farvi guadagnare svariati milioni, parli. Guadagnare io? Sì. Ma sarà per spenderli? Ma questo farò rapporto e protocollo alla patria, volete che vi introduca? No, carissimo Niegus, sapete, è la quarta notte che non dormo. Guarda. Guarda, non sto di che di... sono... morto dal sonno, se vorrei riposare, sì. Sì, ne avete proprio bisogno, sì. Guardate, qui c'è un posticino proprio adatto per voi, sdraiatevi se potete, che il cuore d'oro, sì, magari avessi, tanto sdraiatevi, magari avessi un cuore d'oro, no scusate, magari avessi un cuore d'oro, se fosse d'oro me lo sarei già impegnato. A proposito di cuore d'oro, come si chiama quella ragazza che ho visto di là con quei bei boccoli dorati e con quel bel balconcino e con quelle anche? Quella è una delle sei, si chiama Lolo. E l'altra? Dodò. E l'altra ancora? Giugiu. Marco. Troppe, no? È un disastro. È un disastro. Comunque, se avete bisogno di aiuto, come, ci sono io. Come? No, scherzava! Non ho più l'età, Dodò, Giugiu. Beata gioventù, beata. Ma se ve lo leggo dopo un tempo, chiamatemi Danilo. Io il vostro nome l'ho già dimenticato da molto, molto tempo. Continuate pure a dormire. Ormai sono sveglio e allegro. Dunque, vi siete stabiliti a Parigi? Certamente. Certamente. Perché? Perché mi piace frequentare i salotti della bella borghesia, mi piace andare di qua e di là, mi piace andare dove voglio e possibilmente riprendere marito. Ancora? Ma pensavo che questo basta farlo una volta solo nella vita, no? Non basta? E voi non l'avete mai fatto. Anna, se fosse dipeso da me, voi oggi non sareste la vedova del banchiere Glavari, ma mia moglie. Ma sapete bene come andavano le cose. Il mio vecchio zio vi avrebbe diseredato, non mi avrebbe lasciato niente in eredità, proprio niente, un pandemonio. Già, perché il vostro aristocratico zio non voleva che voi prendeste la mia non aristocratica mano, ma adesso che sono ricca, filegelde con molti soldi e ho sposato un barone, quindi sono una vedova di un barone, non avrebbe nulla in contrario vostro zio a che voi prendeste la mia onorabilissima mano. Nonostante tutto queste cose, voi non siete mai stata così bella, perché nel rivedervi provo la stessa emozione che si prova in presenza. Di 20.000 milioni. Signora, ma come potete credere che mi interessano i vostri scuoli di vita? Già. Mi conoscete male, proprio male. Caro mio, tutti gli uomini, quando sentono odor di soldi,
sono tutti innamorati e dicono: signora, io vi amo, ma vuol dire signora, io amo i vostri soldi. Io quella parola non dirò mai. Mai, e perché? Perché non vi amo più. E pure io vi non vi amo più. E allora? Guerra. E guerra dichiarata. Va bene.